In questo video proverò a mangiare per 24 ore solo in fast food inglesi. Un motivo per cui lo faccio è perché voglio provare un po' i fast food tipici e un altro motivo è semplicemente perché sono povero e voglio spendere il meno possibile. Sono a Piccadilly Circus, una delle piazze più famose in Italia. Una delle piazze più famose qui a Londra, e questa zona è conosciuta anche per avere la maggior concentrazione di fast food internazionali e nazionali della città, uno pro capite. Potrebbero essere costosi nonostante siano dei semplici fast food, però vediamo, dai, lo scopriremo in questo video. Se vi piace questa idea lasciate un like, scrivete un commento, aiuterebbe tantissimo il canale, grazie mille. Vi ricordo anche che sono ancora attivi gli sconti su Prodis fino al 40% col codice sconto 16years più Valentino Young, con cui avrete anche gli omaggi gratuiti. E detto questo andiamo a mangiare. Primo fast food si chiama Leon, è inglese e ha 70 sedi in totale. Spero mi sentiate perché c'è un sacco di casino. E niente, pensavo fosse un fast food di cibo sano perché c'era scritto naturally fast food, però dovrebbe essere comunque cibo che guarda più alla natura e cose naturali, perché se no non mi spiegherei perché c'è scritto così. È molto famosa a Londra perché ad ogni metro ce n'è uno. Hanno i tablet per ordinare come tutti i fast food qui. Quello che sembra molto più figo questo, perché si può orientare come si vuole. Vediamo cosa offre il menu. Allora fa le boxes di riso, le nuggets, patatine, i wraps e i burgers anche. In più fa anche cose dolci, cookies, cose da bere, bevande, eccetera. Direi che prendiamo questo qui che mi ispira di più. Schiacciando qua si vede anche i grassi, le proteine e i carboidrati. Un sacco di fibre. Qui c'è anche pollo fritto, free chicken nuggets, cioè sono vegetariani. Come contorno fa le patatine e queste cose qui. Allora, questa cosa qui lo provo perché costa solo 79 centesimi. Penso sia solo pane. E di questi la cosa più sana in assoluto, visto che è questo qui, che è petto di pollo grigliato, 141 calorie e ha ben 28 grammi di proteine. Quindi preso queste salse, dato che ho preso il riso con la salsa satay, prenderò la salsa coreana, che è anche una delle più caloriche. Fanno anche due tipi di burger, uno col pollo grigliato e questo col burger vegano. È come un normalissimo fast food, quindi tutto impacchettato con la carta, col cartone, eccetera. Le posate si prendono qua, non molto igienico perché è sopra i cestini, però prendiamo due forchette, che vabbè è alla mercé di tutti, quindi non molto pulito, e due coltelli. Sono poi anche cannucce, bastoncini. Comunque ho preso questo riso saltato con pollo e salsa satay, che non so di cosa sia fatto, però mi ispirava molto. Con le patatine, sembrano dei mini waffle, petto di pollo grigliato con un po' di spezie e coriandolo, giusto perché Nora fa K-pop, quindi coreana, non ha senso, vabbè. E questa specie di piadina che era definita pane bianco. La catena dovrebbe essere una versione sana dei fast food, però abbiamo letto che in Inghilterra è stato smascherato, dato che comunque le calorie, i macronutrienti e i grassi sono comunque altissimi. Vedremo se la qualità invece è diversa. Ah, e per di più c'era anche la bibita col CBD, e questo per ogni lattina a 15 mg. Questo è al gusto pesca. Bene, direi che si mangia, però prima voglio assaggiare questa bevanda. Permette di trovare la calma nel casino di tutti i giorni. Ha solo 21 kcal e 0 zuccheri. Dall'odore sa un po' di zenzero. Allora, sembra acqua con zenzero e un pelo di zuccherino. Non sa di pesca. Nora non vuole farsi inquadrare perché è molto stanca. E anche a Nora però non sembra granché. Comunque è fatto in UK. Assaggiamo le patatine. Al gusto sono molto simili a quelle che facevano al McDonald's. Forma di spirale. Il gusto è identico. Provo con la salsa. Porco, mi ha smerdato tutto. Madonna, è buonissimo. È un po' piccante. Poi anche la carta è 100% riciclata. Pagato tutto insieme circa 16 pounds. 19 euro. Ciao. Sì. Stavo dicendo, andiamo di proteine. È morbidissimo. È coscio di pollo disossato. Questa piadina è la cosa costata meno. 89 pennies. È fredda, speravo fosse più calda. Assaggiamo. Prima di mangiare la crosta del pane al latte, però di due giorni fa, bocciato. Però costa poco. Il riso dovrebbe essere una specie di riso integrale. La salsa è gustosissima e il pollo mi sembra molto simile al pollo che ho mangiato prima. Comunque sulla macchinetta quando si ordina ci sono tutte le calorie scritte, i macronutrienti. Primo dovrebbero implementarlo in tutti i fast food. E questo in totale aveva 650 calorie, 30 di grassi e mi pare 40 di proteine. Detto questo mangiamo e ci vediamo al prossimo fast food. Andiamo da Greg's. Non è propriamente in realtà un fast food, è più una pasticceria slash fornaio, però ha anche dei posti a sedere ed è veramente molto veloce se si vuole mangiare qualcosa, quindi lo metto tra i fast food io. Questo è il posto, ha ben 2300 sedi per il mondo, quindi un sacco. Hanno una vastissima scelta di dolce e salato, hanno vari muffin, vari biscotti, raffe e anche questi qui che sono molto carini. Abbiamo preso un porridge, gusto mela e cannella, un cappuccino, un cookie cioccolato bianco e questo tortino di carne. Pagato in totale 5 pounds e 55, non sembra costosissimo come posto. In più c'è una differenza se si mangia qua seduti oppure se si porta via, di circa un 20%. Nel porridge vi chiedono anche se volete acqua oppure latte. Noi abbiamo scelto latte, tanto ormai calorie in questi giorni.
bene, se ne frega, sono ben oltre. Sulla confezione c'è scritto anche quante calorie ha, 232, è tipo frullato, sembra buono. Vediamo un po' il cappuccino, carino. Perdonatemi, ma se sentite casino è perché qua fuori c'è un camion che sta spostando delle cose pesanti. Assomiglia molto alle confezioni di porridge che vende anche Prozis, ed è la prima volta che mangio un vero e proprio porridge. Non so se ho fatto bene a prendere questo, forse era più buono l'altro, quello normale, però vabbè, mi ispirava questo. È buonissimo. Hai pezzettoni di mela interi. Questo è il cookie. Lo spacco in due così faccio metà con Nora. È morbido. Buon odore. Per di più sembra quasi ripieno perché in mezzo ha una cremina bianca che è cioccolato bianco. Tipo Nutella bianca. Il cappuccino sopra hanno messo cacao senza chiederlo. Allora, il gusto è un cappuccino effettivamente. Molto annacquato. Comunque siamo vicino al cestino, dove sopra ai cestini si può prendere i zuccheri, salviettine anche. Non so perché c'è anche un bollitore d'acqua. Una cosa che ho notato qua a Londra è che è pieno di catene di posti molto simili che fanno cose pronte to go, dove prendi e mangi mentre cammini, probabilmente per sopperire ai ritmi frenetici che ha Londra, boh. Infine il tortino di carne, c'era anche di pollo, però questo dovrebbe essere più originale, grande come un mio pugno, è alto così. E spacchiamolo senza fare danni. Vediamo se riesco senza distruggere tutto. Vedo dei pezzettoni di carne tipo stufato, ricoperto da pasta sfoglia. È buonissimo. Però stona un po' con la pasta sfoglia. Sarà che ho ancora briciole di cookies in bocca, per cui sento dolce. Questo costava 2,30 pounds, mentre se si portava via costava 1,90. Me ne mangerei altri 3. Colazione finita, andiamo al pranzo. Allora, il cappuccino mi sta facendo effetto, quindi vado in bagno alla National Gallery. Cioè, o meglio, vado in bagno e la visitiamo, ovviamente. Era in programma, non è che vado dentro solo per andare in bagno. Purtroppo tutta la facciata è in ristrutturazione e vabbè, purtroppo niente, non vedremo la bellissima facciata del National Gallery. Per pranzo, dopo aver preso una to good to go e aver visitato la Westminster Abbey, con lo sfondo del Big Ben andiamo a mangiare una catena molto famosa qui a Londra, con ben 500 sedi per il mondo. Questo è il posto, entriamo. Allora, non sembra essere rimasto moltissima roba, purtroppo. Qui ci sono delle baguette, qui delle insalate, Chef Italian Chicken Salad, anche se non mi sembra pollo questa roba qui, è un po' strana. Ci sono anche tramezzini, altre baguette, questo classic cheese toasty che non mi sembra per nulla male, questo dato che è scritto protein lo prendiamo, e c'è anche questo con l'avocado. Qui sotto è pieno di pacchettini di patatine, ci sono anche i dolci qua, cheesecake al limone, mousse al cioccolato, bowl di acai e burro di mandorle che non è che ispiri tantissimissimo, bowl di banana e mango, bowl di melograno e miele con granola, bibite varie e cose calde da portare via. Queste cose comunque, come vedete, soffiano aria calda, fighissimo. Croissant salati, questa girella di aglio e erbe. Si può anche fare l'abbonamento mensile del caffè a 25 pounds. Un espresso comunque costa 2,30 pounds, che sono quasi 3 euro. Gli interni sono un po' datati, però molto di classe con le poltroncine. Anche qui ci si fornisce da soli, con posate, sale e queste cose qui. Ci sono anche le cannucce molto carine natalizie e salviette. Sempre sopra i cestini, non so quanto sia igienico. Sicuramente rispetto ad altri fast food, la maggior parte delle cose sono sane. Questo però ovviamente fa lievitare un po' il prezzo. Dicendo che lo mangiavi qui, costava leggermente di più, mentre se lo portavi via costava un po' meno. In realtà non ci sono controlli, quindi potevo fare takeaway e non dir nulla e sedermi e pagare meno, però ho voluto fare la persona brava e ho fatto male, perché ho speso 14 euro e qualcosa per queste tre cacatine. Ho preso un'insalata di pollo con uova, edamame, spinacini e avocado, un croissant salato con formaggio e bacon e una piccola cheesecake al limone. Questo secondo me è tanto buono. Bene, direi di iniziare a mangiare perché ho molta fame. La catena apre nel 1984. Piccola curiosità è che dopo neanche un anno è fallita ed è stato acquisito. Il nome potrebbe trarre in inganno, perché Pret à Manger è francese e il concetto di questo fast food è cibo già pronto, in scatolato, voi potete prendere e mangiare. Una cosa carina che ho letto su internet è che maggior parte delle confezioni sono in carta e tutto l'invenduto viene poi donato alle persone bisognose per strada o a delle associazioni. Hanno proprio dei carretti che a fine giornata passano a prendere quello che non è stato venduto e poi distribuirli. Cosa molto carina, ma non so se sia vero, perché vedo tantissime confezioni in plastica, come questa pellicola e anche quello del cheesecake è completamente in plastica. Ha ben 530 sedi, quindi deve essere buono. Dato che i prezzi sono altissimi, penso che vinca in qualità, spero. Iniziamo dall'insalatina. C'è anche un olietto qua, sempre con la plastica, quindi no, bene. Non è semplice olio, ma è tipo una vinaigrette, con dentro anche delle spezie. Un uovo e mezzo, piccolino, delle fette di petto di pollo, con dei semini di sesamo bianco e nero, con dei pezzettini di avocado un po' bruttini. E un pezzettino di limone, che c'è sempre, non so per quale motivo, nelle insalate qua a Londra. Qualche chicco di edamame qua e là. Sono da solo perché Nora è andata a fare una commissione, dovrebbe tornare tra 20 minuti. E iniziamo l'assaggio. Mettiamo un po' di salsina ovunque. Ok, con questa salsa ho aggiunto tipo 3000 calorie.
sono delle semplici uova sode. Assumiamo queste proteine. L'olio è buonissimo, ha un gusto molto particolare. Già è tornata Nora. A mio parere è un fast food abbastanza costoso. È sicuramente veloce, però 14 euro per tre cosette. È una specie di, mi verrebbe da dire, Starbucks, però con del cibo pronto. Più volto al cibo che alla caffetteria. Comunque è una persona che lavora qua vicino e non vorrei disturbarlo, quindi parlo un po' più piano. Provo un pezzettino di pollo. Un po' insipido, però con la salsina è buono. Sembra un pochino il pollo in scatola di Prozis, però con meno gusto, senza sale. Passiamo a questa cosa qui che ha prosciutto e formaggio. Non capisco come si apra. Questo è costato qualcosa come 3 pounds, cioè 3,50 euro. Mi viene da piangere. È un semplicissimo croissant salato che trovi anche all'Aldi. Si è pure appiccicato sotto. In compenso però sembra molto molto buono. Il prosciutto all'interno, molto gustoso, ma non vale 3 pounds. Anche dei piccoli semini di chia tostati sopra, però non vale 3 pounds. Molto buono. Infine andiamo di cheesecake. Ah, non ho notato una cosa, cioè la scadenza. Perché teoricamente ogni cibo qua dentro ha la scadenza del giorno stesso in cui viene fatto. Tranne nel caso di questa cheesecake che scade domani invece, il 15 di marzo. Tutto il resto invece sì, c'è scritta la data di produzione e c'è scritto da consumare entro il giorno stesso. Comunque se vi siete persi in video che ho mandato solo cose scadute, andate a rivedervelo. Ha ben 4 strati. Limone sotto, crema sopra, il crumble di biscotti in mezzo e poi di nuovo crema. In più uno sbiruletto di limone. Andiamo fino in fondo così prendiamo anche il limone. Questo è costato ben 3,70 pounds, 120 grammi. Buonissimo, madonna se lo è. Non sa troppo di limone, forse il crumble è un po' troppo fiacco. Cremosissimo. Il bagno unisex però è un grande no per Nora. Non approva. Per di più sono anche un po' piccoli e non tenuti benissimo. Anche qui non fanno la differenziata, qui si mettono i vassoi. E qui tutto il resto. Finisco con calma e ci vediamo al prossimo fast food. Adesso invece andiamo in una catena di pizzerie. In realtà non ha tante sedi, mi pare ne abbia solo 6. Tutte a Londra, perché è una catena londinese. Per di più è la pizza più economica in assoluto qui a Londra. La pizzeria è quella lì. La catena ha 6 ristoranti sparsi per Londra. Ed è nato proprio qua. Non sembrerebbe un fast food perché ha i tavoli e tutto, ma in realtà non ha coperto e per di più c'è una scritta rossa enorme che dice super veloce italiana. Quindi la pizza la sfornano molto velocemente, è un forno a legna ho visto, quindi ottimo. E per le bibite ad esempio è quasi self-service, si paga e poi si ritira da solo. Qui c'è la Diet Coke, però noto anche la Moretti che però costa 3,95 la piccola. E la grande 6,75. Danno questo che vibra e suona quando vi arriva l'ordine. E abbiamo preso 2 pizze. Io una margherita perché va provata, 4,95, meno di 6 euro, che è pochissimo anche per l'Italia, o meglio per il nord, però è molto diversa dalle pizze solite che conoscete, vi anticipo già. Nora invece ha preso quello che è magari la croce oppure l'acqua santa per il diavolo, perché ha preso la pizza con sopra il prosciutto e l'ananas, 6,50 pounds, circa 8 euro, e la pizza viene chiamata tropicali. Fanno anche e prosecco, però costicchiano un pochino. E come dolci hanno anche dei mini cannolini molto carini. Gli interni comunque sono arredati molto bene. Stile minimal, con tutte le pareti fatte in mattoni, seggiole semplici, tavoli che sembrano, almeno il nostro sembra tipo in rame, e luci soffuse con scritte in rosso, che a proposito è uno dei miei colori preferiti, essendo il colore anche di Prozis. Codice sconto vale per gli anni 10% di sconto più omaggi gratuiti. Per di più supporterete il canale anche me, grazie mille. Ok, quando l'ordine è pronto suona questa cosa qui e si ritira la pizza. Allora neanche il tempo di introdurvi la pizzeria, che è arrivata la pizza. Dall'aspetto non sono neanche all'altezza di quelle surgelate, secondo me. Sottilissimissimo. Quello di Nora è a forma di cuore, dice. Anche questa ovviamente è sottilissimissima. Come grandezza sembra abbastanza normale, sono 12 pollici. Come ingredienti non sembra malissima. Sembra un po' troppo quelle pizze americane che vendono a fettozze giganti. Almeno come le ho viste su internet, perché non sono ancora mai stato in America. Ma vi faccio veramente notare quant'è sottile questa pizza. È leggermente più grossa di una piadina. Il gusto non è male. Cose positive, è velocissimo, quindi è un fast food. Il gusto ricorda una pizza. Il prezzo non è male, con 5 pounds difficilmente si mangia, come avete visto in altri video. E niente, non è per nulla male. Sicuramente non compete con le pizze napoletane. Nora intanto si mangia la sua pizza con l'ananas e con quella fettina penso abbia già perso la cittadinanza. Comunque anche di Hawaiian avevo provato Hawaiian migliori, sinceramente. Però non è male, solo appunto tanto fine come pizza. Però gli ingredienti hanno un sapore molto buono, anche la mozzarella e il pomodoro, che non è molto scontata come cosa. Allora, per concludere, giusto per la scienza, direi di provare una fetta anche io. L'ananas sembrerebbe quello in scatola tagliato a pezzettini, mentre il prosciutto è un prosciutto cotto. Non riesco a capire se è di qualità o meno, perché è stato cotto insieme alla pizza. Per di più c'è anche un fracco di origano sopra. Assaggio, ma concedetemelo, spero di riuscire a tornare in Italia senza che mi blocchino alla frontiera.
sembra andato a male. Un po' di acidino, è troppo dolce, non mi piace. Carino anche il piatto, che non penso lavino mai. Una cosa che notate è che Londra è completamente tappezzato di fast food. Di qualsiasi paese, veramente ad ogni angolo c'è qualcosa, tra McDonald's, KFC, Burger King, eccetera. Però si riesce anche a mangiare qualche fast food, tra virgolette, tipico. Sono contento comunque di questa pizza, non è per nulla male. Più la mangio e più è buona. Con questa bellissima pizza direi che posso concludere il video. Se non avete visto l'altro video che ho fatto a Londra, andatevi a ripescarvelo. Comunque pazzesco come abbia speso meno per queste pizze rispetto allo spuntino che ho fatto prima. Qui non ci sono tante proteine, però la pizza vince su tutto. Un piccolo appunto è che da fredda è durissima. Va a mangiare calda. E niente, grazie mille per la visione, fatemi sapere se voi conoscevate questi fast food, e detto questo ci vediamo al prossimo video.